Signori, bacchetta magica sulle spalle. Alla mano. E let's go. Siamo tornati con Grax. Ciao Graxone. Ciao belli. Allora, ciao, come state? 1v1 con la bacchetta magica. Primo video delle 1v1 con la bacchetta magica sul canale di Graxoni. Vi ricordo di supportarci con il nostro codice creatore. Allora, Grax. Allora, tutti giocano a Hogwarts Legacy, noi giochiamo a Clash Royale. Clash Royale con la bacchetta magica. Esatto. Bacchettina magica, creiamo il deck, lo copiamo e lo andiamo a mettere in un nostro. Ok, va bene. Quindi andiamo ad Agraxone, amichevole e battaglia 1v1. Non si sa quello che mi ha dato. Vabbè, ci proviamo. Dobbiamo. Io spero in qualche modo che non mi punisca questo gioco maledetto. Che è veramente un po' bislacca come cosa. Ok. La mia guaritrice ce l'ho. Cos'hai? Io penso che questo sia un valore incredibile. Aia. Penso. Tutta me. Ma proprio tutta, eh. Penso. Unica cosa. Ok. Vediamo un po' se l'effetto. Ehi. Questa la vedo brutta. Ma non so. Oh, questo mi permetti che quella la conosco. Buona bene figata. E se lei va sotto torre ti distrugge. Cioè 100 a botta, so. 150 a botta. Boom. Mamma mia, i danni. Sì, invece i scaricuccioli sotto là. Te dico solo che io ho solamente la riete per fare danni. Non so come caspita posso fare. Non ne ho idea. Questa non mi è piaciuta giocarla lì, però era l'unica cosa che potevo fare. Ok. Ci provo. Vediamo. Se riesco a fare. Ciao. L'unica cosa che potevo fare veramente buona è stata quella. Ho sprecato un sacco di elisire io, eh. Quelli veramente lì. Non ho sprecato tantissimo. Non dovrebbe rittare la princess. Ci ha dato due princess. Sì. E oddio. Il Tino me l'ha dato, eh. Il bello è che tu mi colpisci torre e mi colpisci la princess. Sì. Qui ok, è tosta. Veramente poche remote possibilità. Questa è una carta che quando me la tirano io tremo, ti giuro. Ah! Ovviamente c'è il cannone. Ci sta. Però non so che caspita faccio. Oh, depisto la situazione. Nella speranza che tu possa sbagliare. Io ho questa fireball che mi dà un valore incredibile. No. Cioè, praticamente senza quella fireball penso che avrei perso la partita. Cioè, non ti so dico la verità. Che fare, te lo sto dicendo. Buona la zap, c'è pure la zap. Tanto perché. Bene. Meno quella l'ho zappata. Questo è stato difficile. Questa è una cosa che forse ha cambiato le sorti della partita, lo sai? Secondo me, quelli sorti. Barbari scelti sono abbastanza OP, eh. Ok. Io almeno una principessa te la devo togliere dalla lane, perché sennò non so come difendere. Perché se difendo poi dopo non riparto praticamente. Bravo, non difendere, non. Ti provo. E non m'ha connesso. Vai, Fenice, recupera tutta la torre. Magari. Tu quindi hai la fire. Insomma, una partita un pochino difficile per me. Sì, sono d'accordo. Un po' difficile. Però mi rifarò. Te lo prometto, mi rifarò. Non. Beh, diciamo che basta ciclare un attimo per me. Sconfiggere da Mirko Alessandrinius. Con la bacchetta magica. Ieri mi stavo a vedere la live, era bellissimo. Ma ti dico che il gioco non è male, eh. È carino. Un po' lontano dai vari giochi mobile. Sì, no, ma infatti non hai capito. Mo, parlando, io prima di capire che dovevo rallentare il mio cervello, ci ho messo 4 ore. Poi a un certo momento. Non male, però, non male. Carino. Niente, si vede che Mirko è un mago allenato, ha utilizzato la bacchetta bene e sta a massacrare. La prima è andata molto male. Guarda, ti dico il mio secondo deck. Mi piace un botto. Ti dico la verità, mi piace tantissimo. Allora, amichevole, Crax. A te ci sta bene, dovesse essere la volta che vai a subire per bene. Scusami, eh. Non voglio il 3-0. No.
Guarda, il mio deck attualmente mi piace, però ti dico è molto delicato, eh. Cioè, basta veramente un lallero. Ok, dimmi che ho il gigante scheletro, il re scheletro, senza dirmi che ho il re scheletro. Golem Daysir, mi piace. Devo fare per forza così. Spero che non abbia un'altra fire. Peggio. No, non ho fire, ma... Che loro non scappano via, giusto? No. Eh? Eh no, che non scappano via. Eh no, perché la strega, no, perché sennò ti sarebbero rimasti... Ah! Quello è Mamma mia, quella carta, che sì! Cosa non è? Sì, ok. E lo sai che adesso tu mi fai una ripartenza apocalittica fantastica? Non mi preoccuperei di quello, ti dico. Grax, tu sei sicuro? Si balla, signori, si balla! Corri, maialini! Sotto torre! Oh, ti sta arrivando tutto! Oddio! È perché non posso fare niente, Grax! È per forza! Vieni qua, che ti do i cazzotti sul femore, ti do. Qui mi fai un bacio. Ti do i cazzotti sul femore, cavolo. No, il Gran Cavaliere è infermabile. Gran Cavaliere è tanta roba. Qui è proprio il massacro più totale. Riesco. Bello, forse... guarda... Comunque, aia. Gran Cavaliere è veramente rotto. È rottissimo. Rotto. Rottissimo. E ci metti in mezzo la Valchiria. È una roba che. Ha messo Valchiria e Gran Cavaliere sul cimitero. Sì. Barbari spaccamuri. È vero. E c'ho anche la veleno. Non hai capito? Non hai capito? C'ho anche la veleno. Lotterò. Lei da serpe verde. Lei è incredibile, la madre. Ce la posso fare. La madre lei è. Cioè, devo utilizzare il miner difensivo, ma ci rendiamo conto. Che aspetta faccio? Terremoto, non ne ho idea. Messa pure male. Carica le anime, caricale. Ma un decchetto un po' meglio non lo poteva dare, leggermente. Guarda, guarda. Schiantati, si può fare. Non ho nessuno. Lo sai che hai rischiato un botto? Io te lo voglio dire, che se poco poco mi aggravi il Gran Cavaliere su torre di destra, ciao. Hai rischiato un attimino, eh. Ma quelli non entreranno mai. Guarda la veleno. Cioè, la veleno è una roba indefinita, te lo dico. Giusto per fare qualche danno, ecco. No, ma non voglio proprio raccontartela. Roba... Scusa, Grax. Un po' mistica, niente. Niente, ovviamente sto video è bullizzo Grax per 3 partite. Oddio, la verità è un po'... too much, posso dire. È un po'... Dai, ti devo dire che pure qua tu non potevi fare niente. Ok. Ora, la partita della bandiera. Sì. Il gioco me ne fa provare a vincere almeno una. Provare, non dico della dove vince, ma... Vabbè, questo mi piace di più. Ok, questo te lo dico, mi piace di più. Ok, sì. Un attimo che io lo bacchetto. Sì, questo sì. Grax, guarda. Il mio deck è veramente, veramente difficile. Cioè, te lo voglio dire... Nel senso positivo o negativo? No, positivo per te, negativo per me. Ok. È allora difficilotto. Il mio deck è buono. Però ecco, qui sicuramente mi arriva una botta per forza. Porca miseria, porca Grax. Mamma mia, quegli spaccamuri divisi fanno un male. Porca miseria, io quella come te la tolgo? Ti devo far usare per forza l'abilità, perché sennò... Non è detto... Ok, ce l'ho fatta. No, perché se non ti tiravo il Mega Sgherro, tu l'abilità non me la tiravi, giustamente. No. No, è normale. La gestiva. È normale. Vediamo un po'. Porca quella miseria. Porca quella miseria, Grax. Però... Porca quella miseria, Grax. Quelle guardie sono un po' complicate per il mio principetto. Devo andare con loro? Ok. Così difendo, anche se tiri il bombone, ritorna. E forza, perché comunque così almeno mi do un attimo... capito? Ok. Non ma... Guarda, bella partita. Sono sicuro che viene fuori una bella partita. Sì. Questa è bella perché il deck mi piace. Bello, bello, bello. Bella partita. Qui abbiamo gli scheletri. La tua Love the Queen è veramente a me dà dei problemi. Vediamo. Importanti, eh. Okay.
Vado con lui. Sono stato sfortunato, posso dirlo? Lo vorrei dire. Conto del fatto che anch'io ce l'ho congelamento. Sì, Sì, ci ha messo due deck simili. Però ti dico che sono stato sfortunato, perché se ti congelavo anche quello per un veramente per una frazione di qualche secondo, cioè di qualche millesimo, porca miseria. Però non disdico. Vantaggio. Lo fa per forza così e prende una lancia. Che non disdico. Bella, bella partita. Ok. Oh, carico. Sai chi vincerà? Chi tirerà meglio la congelamento, secondo me. Potrebbe essere, sì. Perché non ci abbiamo frecce per togliere le guardie. E quelle sono abbastanza problematiche. Abilitare per forza. Quindi lo togliamo. Ok. Guarda quella guardia che tira una bottarella. Per fortuna che si sono svegliati. Per un attimo sbiancato. Raga, stiamo silenziati. È il primo vero match. Sono d'accordo. Questa bisogna stare un attimo zitti, perché bisogna stare un attimo concentrati. Tanta roba questo, eh. Fortuna sono riuscito a abilità. Ma quante abilità c'avevi? Scusami. Per fortuna. Se quello va giù a destra può anche entrare. Mamma mia. Ai ai ai, signora Longari. Come faccio a entrare? Sì, a me mo dici. Stavolta il boscaiolo ce l'è dalla mia parte. Quindi miseria, ragazzi. Capello prima. Madonna mia, ragazzi, che partita gigante. Una partita gigante. Forza lui. Oh, ok. Ho preso un attimo. Sì, avevo rischiato anch'io, che ho detto madonna, gli sono entrato così. Ok. Chi si prova? Non male. Mamma mia, che partita eclatante, lo possiamo dire? Mamma mia, come la stiamo a tenere. Bella giocata. Ah, non mi aspettavo il bariletto. Mamma mia, ragazzi, che roba questa. Ma veramente è incredibile, eh? Abbiamo dato tutto. Però oggi Gianmirco ha fatto le difese, regà. Mamma mia. Strepitoso, quel boscaiolo l'ha valorizzato in un modo. Mamma mia, bellissima. Oh, come concludere un video pazzesco, cioè. Non posso dire nulla, veramente top. Cioè, congelamento al momento giusto, boscaiolo che ammazzava, ripartiva, chip damage. Comunque, regà, video con Grax. Oh, è una garanzia a me. No, spettacolare. Non c'è niente da fa. Bellissimi. Tanta roba. Bellissimi. Grax, grazie mille di tutto, te volemo bene. Ma grazie a voi, un abbraccione, ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, un bacio.